In questa puntata, la prima Sport Activity Coupé del mondo e il più potente propulsore mai montato in famiglia. Ecco la straordinaria BMW X6 50X Drive. Yamaha VR 125R Enduro, la città da un altro punto di vista. Più elegante, più dotata e più efficiente, ecco la nuova generazione di Audi Q7. Peugeot Italia, sempre attenta all'ambiente, premia con la sua 308 SV 1600 HDi FAP la miglior città per il verde. Una vettura dal design deciso e sportivo, agile nella guida e potente, che ha aperto una nuova nicchia di mercato. In poche parole, un'auto a sé. È BMW X6, la prima Sports Activity Coupé del mondo, che affascina con caratteristiche e prestazioni introvabili in altre automobili in una combinazione simile. Il suo design è composto dall'eleganza sportiva di una grande BMW Coupé e dall'immagine robusta di un modello della gamma X. Con le superfici dei cristalli laterali basse e una linea del tetto che scende dolcemente verso la coda, ha indubbiamente le proporzioni di una coupé. La maggiore altezza da terra, i passaruota bombati, le quattro porte e un grande portellone posteriore, così come un'alta linea della greenhouse, svelano l'affinità stilistica con gli altri modelli X. L'X6 è riconoscibile come BMW in qualsiasi prospettiva, grazie alle forme scolpite che caratterizzano tutti i modelli della gamma X. Il modulo frontale, le fiancate e la coda si sviluppano uno dall'altro. Le forme e le superfici si fondono tra di loro creando un'unità armonica. Tutto trasmette un'immagine di forza e dinamica, a partire dal modulo anteriore con il cofano motore e il doppio rene montato verticalmente tipici del DNA di famiglia, con le numerose superfici verniciate nel colore della carrozzeria che, dando l'impressione di un'altezza inferiore, accentuano il dinamico orientamento alla strada, con le grosse prese d'aria inserite ai lati esterni che non solo accennano all'elevato fabbisogno di aria per il raffreddamento del motore, ma che insieme alle fiancate che si estendono verso l'interno, attirando l'attenzione verso le ruote, segnalano la stabilità della vettura. Le proporzioni tipiche della BMW X6 si manifestano soprattutto nella vista laterale. Lo sbalzo anteriore tenuto corto accentua la dinamica della vettura. L'andamento della linea del tetto che scende dolcemente verso la coda e il lungo sbalzo posteriore della carrozzeria conferiscono quel profilo slanciato da coupé. La linea del tetto raggiunge il proprio punto più alto all'altezza della prima fila di sedili, così da spostare il guidatore al centro dell'attenzione, un effetto del design originale della BMW X6. La coda, infine, è un esempio affascinante di come gli elementi di eleganza, sportività e robustezza si mescolino tra di loro per creare un'unità armonica. Un solido paraurti e la carenatura del sottoscocca sono gli elementi classici del design di un modello X. La greenhouse con il lunotto fortemente inclinato che si restringe verso il posteriore e il cofano del bagagliaio nel quale è integrato un marcato labbro aerodinamico sono caratteristiche tipiche da coupé. L'intera vista posteriore è dominata da linee orizzontali che conferiscono alla coda una maggior larghezza e ne accentuano l'ottima tenuta di strada. Gli interni della BMW X6 presentano fino all'ultimo dettaglio una combinazione unica di lusso esclusivo, di dinamica sportiva e di forme atletiche. I materiali di alta qualità trasformano l'abitacolo in un'esperienza tattile ed estetica. Analogamente a tutti i modelli della gamma X, anche la nuova Sports Activity Coupé offre agli occupanti una posizione di seduta rialzata che intensifica l'impressione del guidatore di avere sotto controllo qualsiasi situazione. Si distingue invece per i due posti posteriori dal design sportivo, divisi dalla console centrale, che offrono un comfort comparabile a quello di un sedile separato, con un'elevata ritenuta laterale e poggiatesta integrati. La BMW X6 è l'unica vettura del segmento di appartenenza ad offrire di serie un volante sportivo in pelle con bilancieri,
i cosiddetti paddles, che vengono utilizzati per eseguire manualmente i cambi marcia in combinazione con il cambio automatico di serie a 6 rapporti. Come in una classica coupé, la zona dell'abitacolo e del bagagliaio sono separate, ma il volume utilizzabile dietro il divanetto posteriore è nettamente superiore ai valori delle coupé. Nel campo della dinamica di guida, la prima Sports Activity Coupé inaugura delle dimensioni nuove, definite da una maggiore agilità, da una stabilità senza pari nelle curve percorse ad alta velocità e da una trazione sicura sui terreni scivolosi. Dei motori potenti, la trazione integrale intelligente BMW X-Drive, la regolazione della stabilità di guida DSC, gli optional Active Steering e Adaptive Drive, così come l'equipaggiamento di serie Dynamic Performance Control, che debutta nella BMW X6, formano la base per il potenziale dinamico maggiorato. La prima Sports Activity Coupé del mondo trasmette al guidatore un'esperienza molto affascinante. Non esiste soluzione più sportiva della BMW X6 per gestire le situazioni di guida impegnative. Il design è l'espressione autentica del potenziale dinamico messo a disposizione dalla tecnica del motore e delle sospensioni, non solo sulla strada ma anche sullo sterrato. È equipaggiata di serie con la trazione integrale intelligente X-Drive, che assicura attraverso un controllo elettronico la ripartizione variabile della coppia motrice tra asse anteriore e posteriore, adattabile in qualsiasi momento alle condizioni di guida. Inoltre, grazie al Dynamic Performance Control, presentato per la prima volta in questo modello, è possibile variare la coppia motrice anche tra le due ruote posteriori. Un sistema unico al mondo che consente già a basse velocità di aumentare sensibilmente la precisione di guida e così l'agilità della vettura. Nella BMW X6 viene introdotto in anteprima mondiale il nuovo motore V8 con sovralimentazione twin turbo e iniezione diretta di benzina. L'8 cilindri da 4,4 litri dalla potenza di 407 cavalli e dalla coppia massima di 600 Nm disponibile nell'ampio campo di regime tra i 1750 e i 4500 giri è il propulsore più potente mai montato in un modello BMW della gamma X. E si distingue per le sue eccellenti doti di spinta e una costruzione compatta. Per la prima volta l'utilizzo di due turbocompressori risulta essere una soluzione altamente efficiente anche in un motore a benzina a 8 cilindri per incrementare la potenza e la coppia. Ognuno dei due turbocompressori approvvigiona 4 cilindri con dell'aria compressa. Il risultato è una spontaneità insuperata nella fase di accelerazione. La BMW X6 X-Drive 50i raggiunge in soli 5,4 secondi la velocità di 100 km orari e anche nei campi di velocità superiori le riserve di potenza sono sempre sufficienti per realizzare un'affascinante progressione. Questo Sports Activity Vehicle si distingue dunque per una motorizzazione in grado di esprimere il massimo livello di sportività, coniugato però alla responsabilità verso l'impiego sempre più efficiente dell'energia. Il nuovo propulsore V8 infatti è il più efficiente della propria categoria. Completato da una serie di interventi sviluppati nell'ambito di BMW Efficient Dynamics, esso realizza nella BMW X6 X-Drive 50i dei valori di consumo di carburante e delle emissioni notevolmente inferiori a quelli delle vetture a 8 cilindri della concorrenza dei modelli BMW della gamma X. Il consumo medio di carburante, misurato nel ciclo di prova combinato, è di 12,5 litri per 100 km. Il valore di CO2 è di 299 grammi per chilometro. Una nuova categoria automobilistica, un concetto di design unico e una dinamica di guida finora mai conosciuta. Tutto questo diviene realtà nella nuova BMW X6. L'eccellente qualità costruttiva Yamaha, l'attenzione ai dettagli e le specifiche tecniche di riferimento caratterizzano VR125R Enduro, una moto che insieme alla sorella VR125X Supermoto amplia ulteriormente la già ricca gamma 125 Yamaha.
Questa straordinaria 125 è caratterizzata da un design che rappresenta una svolta nello stile dei fuoristrada Yamaha. Senza modificare gli elementi più familiari dei modelli da competizione Yamaha WRF e YZF, il design di nuova generazione trasforma in modo radicale e innovativo il look dei modelli da 125 cm3 e regala a WR125R un'immagine unica. Da subito la nuova WR125R dà l'impressione di essere una moto importante che si distingue nettamente dalla massa dei modelli 125cc. Presenta, come del resto WR125X, caratteristiche comuni ai modelli WR250X ed R di cilindrata superiore e al modello WR250F che gareggia nei campionati enduro. L'altezza della sella da terra di 930 mm regala a WR125R il look, il controllo e le sensazioni di guida che di solito sono associate a moto di cilindrata superiore. L'estrema attenzione ai dettagli viene confermata dalla leva del cambio ripiegabile, adottata da tutti i fuoristrada Yamaha da competizione, che nel caso di cadute o contatto con ostacoli durante la guida fuoristrada evita che la leva principale o l'alberino vengano danneggiati. Anche le pedane sono componenti sviluppati per le off-road Yamaha da competizione. Sono molto leggere e il loro particolare design offre un supporto e una presa eccellenti per la suola dello stivale, caratteristiche decisive nella guida fuoristrada. Le leggere protezioni per il telaio che prevengono i danni derivati dallo sfregamento continuo dello stivale del pilota contribuiscono a mantenere WR125R in splendida forma. L'elegante strumentazione è un'altra caratteristica che sottolinea l'elevato standard di tutti i dettagli e la qualità costruttiva della nuova enduro. Il nuovo arrivato nella famiglia delle 125 è dotato di uno sbalorditivo motore monocilindrico SOC a 4 valvole e 4 tempi raffreddato a liquido, che è lo stesso della supersportiva YZF R125, con le opportune modifiche. Con un alesaggio e una corsa di 52x58,6 mm e un rapporto di compressione di 11,2 a 1, il propulsore, abbinato ad un cambio a 6 marce sempre in presa, eroga la potenza massima di 15 cavalli a 9.000 giri e la coppia massima di 12,2 Nm a 8.000 giri, con prestazioni straordinarie. La camera di combustione viene alimentata da un sistema di iniezione avanzato che non solo consente una risposta brillante e immediata, ma ottimizza anche i processi di combustione. Questo motore vivace e ultra affidabile si è già imposto come uno dei protagonisti della categoria 125, ma è stato ulteriormente messo a punto per garantire le migliori prestazioni della nuova enduro ed è in grado di regalare grandi performance ad alti regimi, sia in città che nelle curve fuori città, anche agli automobilisti con patente B. La nuova WR125R è dotata di avviamento elettrico e sistema di decompressione automatico che facilita l'avviamento. Per garantire una grande reattività e un'erogazione di potenza adeguata all'utilizzo, sono stati adottati nuovi sistemi di aspirazione e scarico. Piccole ma importanti innovazioni studiate per offrire una pronta risposta all'apertura del gas a regimi medio-bassi e per migliorare la gestione dell'erogazione in tutte le situazioni. Non cambia invece la sensazione di potenza trasmessa dal motore e apprezzata da tutti i piloti che hanno provato YZF R125. Tutti gli elementi della ciclistica sono i migliori possibili e riflettono l'evoluzione della tecnologia Yamaha. La forcella con sedi da 41 mm con escursioni di 240 mm garantisce stabilità e tenuta necessarie per la guida fuoristrada. La sospensione posteriore monocross con monoammortizzatore è regolabile nel precarico, con 7 posizioni diverse per adeguare l'assetto alla guida e alle caratteristiche del percorso. Per poter offrire le migliori prestazioni su strada e fuoristrada e migliorare il suo già eccellente potenziale sullo sterrato, WR125R Enduro ha una ruota anteriore da 21 pollici e una ruota posteriore da 18, proprio come l'enduro da competizione WR250F. I cerchi leggeri in alluminio calzano pneumatici che offrono ottime prestazioni sia su strada sia fuoristrada e consentono al pilota di sfruttare al meglio tutte le potenzialità della moto. E per un potere frenante straordinario, WR125R è equipaggiata con un impianto frenante di altissima qualità,
progettato per offrire frenate potenti e decise, ma anche una sensibilità superiore per un controllo totale su ogni percorso. Per sfruttare al meglio il suo potenziale nell'off-road, VR125R Enduro è dotata di un disco anteriore a margherita da 240 mm con pinza flottante a due pistoncini e di un disco posteriore a margherita da 220 mm con pinza a pistoncino singolo. Le specifiche di vertice e l'eccellente qualità costruttiva del telaio, delle plastiche e della ciclistica faranno sicuramente presa sui nuovi piloti attratti dalla tecnologia, dallo stile e dalle prestazioni Yamaha. Dal suo debutto sul mercato nel 2006, la Audi Q7 ha immediatamente conquistato una posizione dominante nel segmento, imponendosi per la grinta ed il comfort. Era nato un SUV potente, versatile nel tempo libero, ampio e comodo per gli impegni quotidiani. Ora Audi, forte dei buoni risultati ottenuti, ha migliorato ulteriormente questa vettura, rendendola più elegante, più efficiente e con emissioni ridotte. Le proporzioni dinamiche e le linee grintose sottolineano il carattere deciso della Q7 ed il design, caratterizzato da nuovi dettagli e più elegante che mai, parla l'inconfondibile linguaggio formale tipico dell'Audi. Rafforza questa impressione il nitido andamento di linee, spigoli e fughe, così come il gioco di luci e ombre creato dalle superfici concave e convesse. La Q7 presenta proporzioni sportive, riconoscibili nel rapporto della lunghezza rispetto a larghezza e altezza. Le alte fiancate creano un contrasto dinamico con la stretta fascia dei finestrini. L'elegante linea dinamica che corre sopra i passaruota e la poderosa zona della spalla conferiscono al design un chiaro carattere atletico. La linea del tetto comincia a degradare già prima del montante centrale, per poi confluire, come la curva descritta dal tetto di una coupé, nel montante posteriore robusto e come in una vettura sportiva fortemente inclinato. Sul frontale della vettura spicca la grande griglia del radiatore single frame, dal nuovo design, con listelli cromati verticali che si stagliano sulla vernice nera lucida della calandra. Le fiancate hanno nuova espressività grazie alle modanature delle portiere, e il posteriore acquista un portellone del vano bagagli ridisegnato con linee più plastiche, caratterizzato tra l'altro dalla battuta S che disegna sul montante. Icone di potenza, i due terminali di scarico situati alle due estremità della minigonna posteriore lasciano intuire il potenziale propulsivo dell'Audi Q7. L'eleganza espressa dai materiali di pregio e dalla precisione e raffinatezza dei comandi è accompagnata da una chiara articolazione strutturale e un'ergonomia perfetta e intuitiva, che restano caratteristiche imprescindibili per l'abitacolo, che Audi ha affinato nei dettagli. La strumentazione, con un nuovo design e ben leggibili strumenti contornati da eleganti cornici metallizzate, facilita l'uso. Punti luce disposti nel rivestimento delle portiere e inserti sul lato passeggero anteriore rendono il look esclusivo. Numerosi dettagli dei comandi sono stati ridisegnati e impreziositi da elementi cromati. Audi perfeziona la gamma Q7 anche sotto al cofano, introducendo motori a elevata efficienza caratterizzati da tecnologie innovative che permettono di dominare l'asfalto con consumi sorprendentemente parsimoniosi. Alla Q7 spetta il compito di portare al debutto il nuovo 3000 TDI Clean Diesel, che si avvale della tecnologia diesel più pulita al mondo, con un catalizzatore di nuova concezione cui è affidata la trasformazione degli ossidi di azoto. Consuma solo 8,9 litri di carburante per 100 km ed è conforme ai valori limiti per le emissioni fissati dalla normativa Euro 6, che entrerà in vigore in Europa nel 2014. Mama.
Altre tre sono le motorizzazioni diesel, tra le quali spicca il V12 TDI, il più potente motore diesel SUV del mondo. Il propulsore, sviluppato grazie all'esperienza maturata in pista con il motore che ha spinto per ben tre volte la R10 TDI alla vittoria sul circuito di Le Mans, ha una cilindrata di 6 litri, una potenza di 500 cavalli e una coppia di 1000 Nm tra i 1750 e i 3250 giri, che le permettono di vantare prestazioni sportive da 0 a 100 in 5 secondi e 5, con consumi medi contenuti ad appena 11,3 litri ogni 100 km. Il 3000 TDI eroga 240 cavalli e scarica sull'albero motore una coppia di ben 550 Nm, con consumi di solo 9,1 litri di gasolio per 100 km. Anche nella Q7 4002 TDI i consumi sono stati drasticamente ridotti e contemporaneamente il diesel V8 è diventato ancora più potente, 340 cavalli con una coppia massima di 760 Nm, disponibile tra i 1750 e i 3000 giri. Efficienza e dinamismo in casa Audi procedono di pari passo e ciò vale anche per i motori a benzina. Il 3006 FSI, un V6 con un angolo ristretto fra le bancate, ha una potenza di 280 cavalli ed eroga tra i 2005 e i 5000 giri una coppia di 360 Nm. In media consuma 12,1 litri di carburante ogni 100 km. Il 4002 FSI eroga 350 cavalli e una coppia di 440 Nm, con consumi pari a 12,7 litri per 100 km. I propulsori disponibili per la Q7, tutti dotati di iniezione diretta, trasmettono la loro potenza alla trazione integrale permanente 4, mediante il rapido e confortevole cambio T-Tronic a 6 rapporti. Tutte le versioni V6 e V8 si avvalgono delle soluzioni tecniche del sistema di efficienza modulare Audi e sfruttano una nuova tecnologia, il dispositivo di recupero dell'energia, che trasforma l'energia meccanica prodotta in fase di frenata e di rilascio in energia elettrica, immagazzinandola temporaneamente nella batteria. Grazie a questa tecnologia, le emissioni di CO2 si riducono di 5 grammi per chilometro, un risultato che nel traffico quotidiano apporta un contributo significativo alla tutela dell'ambiente. L'eccezionale sforzo tecnologico che ha contraddistinto la realizzazione del telaio della Q7 contribuisce in maniera decisiva alla posizione di rilievo che questo SUV occupa all'interno del segmento. Esso spiega in parte il dinamismo e la disinvoltura con cui la Q7 affronta anche le curve più strette e consente di coniugare agilità ed elevato comfort di marcia. Sull'asfalto, il grande SUV Audi seduce grazie alla maneggevolezza sportiva e immediata, al comfort di guida superlativo, alla precisione nella marcia rettilinea e alla grande sicurezza di guida. E quando l'asfalto finisce, la Q7 affascina con la sua spiccata personalità off-road. Trinitapoli è un comune di 15.000 abitanti in provincia di Foggia, a ridosso della costa adriatica. Il suo territorio è caratterizzato da distese di uliveti e vigneti, con l'agricoltura alla base dell'economia locale, e dalla zona umida della Salina, 4.000 ettari di area protetta, la seconda in Italia, che accoglie numerose specie di animali, tra cui il fenicottero rosa. L'intraprendenza dell'amministrazione comunale ha permesso a Trinitapoli di entrare tra i vincitori della Città per il Verde, il premio promosso dal Verde Editoriale e sponsorizzato da Peugeot Italia, dedicato ai comuni e alle province che si distinguono in iniziative per incrementare il patrimonio verde o per migliorare la qualità ambientale del territorio. Il riconoscimento di Città per il Verde è stato attribuito per la riqualificazione di una ex discarica trasformata in un parco attrezzato con tanto di pista ciclabile che collega il centro storico alla Salina con aree di sosta e di avvistamento.
Inoltre, una vecchia masseria è diventata un centro di educazione ambientale, dove sta per nascere un'isola ecologica per la raccolta differenziata porta a porta. Quest'anno il premio Città per il Verde si è arricchito di un ulteriore riconoscimento per meglio sottolineare l'identità di vedute tra Peugeot e le amministrazioni partecipanti in tema di attenzione all'ambiente. Ai vincitori di ogni categoria è stata consegnata per un anno una fiammante Peugeot 308 SV 1600 HDI equipaggiata con il FAP, il filtro antiparticolato che si distingue per la propria efficacia nell'impatto ambientale, annullando le emissioni di particelle fino a 1000 volte più piccole del PM10. Peugeot, già dal 1999, utilizza il FAP sulle proprie vetture diesel. La carrozzeria SV, con le sue caratteristiche a metà tra una station wagon e una monovolume, rendono la 308 particolarmente versatile. Grande spazio al suo interno per ospitare fino a 7 persone e una notevole capacità di carico. Ampie superfici vetrate rivelano la vera natura di questa auto, destinata ad un utilizzo trasversale. Un'auto nata per viaggiare in tutta comodità e sicurezza, strizzando l'occhio all'ambiente.